Comandante Nacarlo, primo provvedimento di una certa rilevanza, quello di sistemare una questione atavica, ovvero l'abbandono di rifiuti derivanti dall'attività marittima, funi, reti, reste e cassette di polistirolo. Sì, come ho avuto modo di sottolineare in occasione di questa conferenza stampa, si tratta di un'iniziativa sicuramente lodevole ed è un passo in avanti in un contesto di recupero della pulizia del porto. Nell'attesa che gli strumenti previsti dalle normative vigenti, come il piano rifiuti, vengano poi definitivamente attuati per una disciplina e regolamentazione più puntuale in generale della gestione dei rifiuti. Però non si può che rimarcare, come dire, lo spirito di iniziativa positivo che si è avuto da parte dell'amministrazione e dell'associazione dei pescatori che vivono poi quotidianamente la realtà portuale, che ha voluto dare questo contributo e che speriamo poi abbia un fattivo successo. Ieri la direzione marittima ha inviato il bilancio dell'operazione Mare Sicuro che si è chiusa istituzionalmente al 15 settembre. Lei si è insediato il 5 di settembre. Che impressione ha avuto in queste prime settimane di operatività al comando del porto? Devo dire che sicuramente abbiamo una realtà abbastanza vivace nella stagione estiva, come tutte le località turistiche vivono una stagionalità particolarmente intensa anche da un punto di vista proprio turistico-diportistico. Ricordo poi che la Capitaneria di Porto di Termoli ha giurisdizione nella sua area di responsabilità anche le isole Tremiti, che mi hanno detto, tra l'altro in quest'anno in particolare, ha avuto un particolare successo dal punto di vista della frequentazione turistica. E quindi per noi è un compito molto delicato perché oltre ad un intensificarsi delle nostre istituzionali attività di polizia marittima durante la stagione estiva, ci sono anche quelle responsabilità che ci derivano dalla ricerca e soccorso che diventano sempre più stringenti durante quello stesso periodo. Quindi direi certamente una realtà stimolante da un punto di vista lavorativo ma anche molto impegnativa. Primi tre obiettivi che intende conseguire? Sicuramente continuare nel solco della tutela dell'ambiente e del territorio, della sicurezza del porto e della navigazione in generale e poi una sempre più proficua collaborazione e dialogo con le istituzioni locali e con quelli che sono gli imprenditori locali naturalmente a vocazione marittima, quindi il ceto peschereccio, i balneari, gli armatori, tutti coloro i quali operano all'interno del cosiddetto cluster marittimo. Grazie. Assessore Colaci vuole sistemare anche l'area portuale? Assolutamente sì, io vorrei sistemare tutta la città per bene. Il porto è il nostro biglietto da visita e passano dal nostro porto milioni di turisti, è giusto che sia accogliente e pulito. E comunque sia la salvaguardia dell'ambiente è fondamentale. Noi abbiamo collaborato insieme alla Regione, alla Capitaneria di Porto per creare quest'area per lo smaltimento dei rifiuti speciali che sono reti da pesca, le retine dei mitili, le cassette di polistirolo che a parte che ricadono sul nostro territorio ma soprattutto inquinano il nostro mare. Per cui è nostro dovere tutelare il nostro mare, mare meraviglioso, e quindi insieme a tutti gli operatori del porto, Capitaneria, Regione, siamo riusciti a creare quest'area, questa isola ecologica per poter smaltire insieme all'energia pulita, la ditta di smaltimento dei rifiuti speciali, per poter così eliminare dal nostro territorio questo problema grosso. L'amministrazione comunale darà dei contributi all'associazione armatori Pesca Molise? L'amministrazione comunale si impegnerà a far sì che la Regione possa darci questi contributi, perché questo è solo un progetto iniziale che va completato, va migliorato e siccome ci sono dei fondi regionali per poter ampliare il progetto, noi ci impegneremo a far sì che si possano reperire questi fondi per poter completare l'iniziativa. Grazie. Paola Marinucci, in rappresentanza dell'Associazione Armatori Pesca del Molise. Come si tiene pulito il mare e come si tiene pulito il porto? Il mare è difficile, abbastanza difficile a tenerlo pulito, però il porto si può sicuramente tenere pulito. Sono sicura che tutti i miei associati, anche il resto della marineria, adesso che c'è la possibilità di andare a posizionare i rifiuti in un determinato posto, sicuramente lo faranno. L'obiettivo è quello di avere scarrabili per poter raccogliere separati e poi smaltire funi e reti da una parte, cassette di polistirolo e le reste, che
che derivano dalla raccolta dei miteri. Esatto, quindi alla fine siamo partiti con uno scarrabile, ma sicuramente ne avremo di più e auspichiamo soprattutto sia che il Comune ci permetta di mettere anche i bidoni per i rifiuti urbani, che comunque qualcosa sulle barche si fa, ma soprattutto che lo Stato e la Regione approvino una legge che i pescherecci possano riportare l'immondizia dal mare, perché al momento è vietato farlo. E che avviene quando nelle reti finisce? Avviene di nascosto, perché comunque fortunatamente i pescatori sono diventati coscienziosi, quindi se trovano i rifiuti a mare li prendono, li portano a terra, purtroppo di nascosto, e li vanno a buttare logicamente poi o li vanno a portare direttamente alla zona della ditta che li può smaltire, oppure li mettono nei cassoni che sono al porto. Questo è un progetto che era stato anche presentato diversi mesi fa. Mi sembra che quel progetto dei rifiuti a mare, sì. C'è una legge regionale che speriamo che venga approvata dal Consiglio regionale, nonché ci sono tante varie associazioni anche a livello nazionale che stanno spingendo anche per dare un piccolo contributo ai pescatori che riportano l'immondizia. Si potrebbe arrivare a una situazione che porteranno più rifiuti che pesci. Già adesso pare che metà di quello che le reti pescano sia immondizia. E non sono rifiuti derivanti dai pescatori, no. Perché sono rifiuti che arrivano dai fiumi. Senti, in questi primi giorni di conferimento come hanno risposto? Guarda, sono già 4-5 armatori che sono venuti a consegnare le reti, ma piano piano si continuerà, perché le reti poi quelle si ricomprano, si rifanno, quindi un po' alla volta si... Avete fatto una stima dei costi? Sì, la stima dei costi l'abbiamo fatta, infatti per smaltire la rete ci costa 50 centesimi a chilo. Anche il polistirolo, no? No, il polistirolo costa 50 centesimi a cassetta. Grazie. Però si possono diminuire questi prezzi del polistirolo compattandoli. O compattandoli o un trita polistirolo. Grazie. Che la ditta ha detto che se ci organizziamo magari ci fornisce anche a prezzi modici. Vogliamo fare anche come associazione un appello agli armatori per utilizzare, sì, quest'area. Sì, facciamo l'appello agli armatori dell'associazione e agli armatori delle altre associazioni con cui siamo in contatto, che abbiamo invitato già sia verbalmente che con email, con WhatsApp, a venire a conferire le reti e le cime e i cavi. Grazie. Grazie.